Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la nuova predisposizione del pollaio momentaneamente. Vi spiego un attimino gli ultimi aggiornamenti. Allora, come vedete, sono a fare appunto finire la pavimentazione qua. Qui ho finito. Adesso qui farò una sorta di archetto così. Ancora un po' cementato, lì farò gli scalini che è meglio farli cementati almeno per andare di sopra, siamo sicuri. Poi qui farò ancora un pochettino di cemento, mentre qui metterò i sassi, quelli lì più spessi, che sono spessi più o meno 3-4 cm, anche 5, li interrerò in modo che ci sarà cemento, sassi, erba e poi tutto il prato di qua. Il giardino, chiamiamolo prato giardino. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto la recinzione che era momentaneamente qua. Qua ho lasciato solo le oche e le anatre. E lassù adesso non le farò uscire più di qui, ma le farò uscire da qua. Eccole qua. Lei ieri, la birichina qui, gli è andata di lusso perché mi è volata in cima al tetto, dal tetto non è più voluta scendere, io non ce l'ho fatta, con lo scopo ho provato, tac, mi è volata chissà dove, non l'ho più rivista. Ad ogni modo, stamattina si è salvata dai predatori, è andata veramente bene, per cui niente, meglio così. Ah, ieri poi non ho fatto in tempo, ma mentre ero qui che tagliavo l'erba, una cosa allucinante ho visto, è passato un cane di un vicino, aveva praticamente un cucciolo di volpe in bocca, cioè mai visto, solo la testa. Allora, va bene, adesso andiamo ad aprire le nostre galline. Qui poi farò un'entrata nuova, i pali se li riesco li avevo già preparati per un altro progetto che poi dopo alla fine ho lasciato stare, comunque dovrei averci, se no li vado a fare, non è un problema. Faremo l'entrata, cambieremo 1, 2, 3, 4 pali. Quando verrà il mio amico con l'escavatore, mi farò fare i buchi, metteremo dei pali belli robusti e qui faremo l'entrata. Allora, adesso li facciamo uscire di qui, per cui è il primo giorno che escono di qua per uscire di là, perché ogni tanto qua li lascio quando c'ho da fare dei lavoretti. Ok, avanti, eccole qua, le nostre bimbe. Quelle di razza sono praticamente tutte separate momentaneamente. Qua ho pochissima roba, forse ho il gallo, il Lackenfelder, eccolo qua, poi ho Zorro. Ah, un'altra cosa, la Kenfelder non le abbiamo ancora dato il nome, per cui se vogliamo, eccolo qua. Guardate che spettacolo. È meraviglioso, meraviglioso, ragazzi. Eccolo qua. Mister Tacchino. Poi non so se vogliamo chiamare anche loro. Piano piano poi usciranno tutte. Si dovranno un attimino ambientare alla nuova uscita. Adesso facciamo una cosa, per portarle fuori andrò a prendere un po' di grano turco e le vado a chiamare. Ecco qua, abbiamo preso un po' di grano turco, le oche e le anatre al momento li lasciamo di là. Poi vedremo. Inoltre ho tagliato l'erba, guardate che spettacolo. Eccolo là è il giovane, giovane mica tanto, è un maschio di faraone adulto, eccolo lì, guardate com'è grosso. Ok, va bene, dai, andiamo a tagliare. Poi tra l'altro ieri, adesso con l'escavatore poi mi farò togliere queste ciocche perché ieri ho spaccato la lama, cioè mi si è piegata e infatti qua mi ha iniziato a tagliare male l'erba. Tanto per cambiare, e altri dindini. Va bene, dai, andiamo
Dai. Bravo, bravissimo. Buono, eh? Vero? Vieni qua, tieni. Dai. No, sono caduti. Tieni, Zorro. Do un po' anche a loro, perché sennò... Pili 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 pili
Allora, momentaneamente ho pulito fino a qua. Allora, se tutto va bene, tra qualche giorno vedremo il risultato finale. Se tutto va bene, dei lavori. Perché oggi dovrei andare a prendere i sassi. Se prendi i sassi, finisco di fare il muretto lì di sotto e quello lì nella salita e dovremmo essere a posto. Poi tra qualche giorno vi farò vedere anche il video su il trattamento dell'olivo in questo periodo, perché se notate questi qua, ora ve li faccio vedere, scusate un secondo, ecco qua. Non so se notate, queste qua si chiamano mignole. Sono tipo granelli di pepe, diventeranno tra qualche giorno, si ingrosseranno, faranno i fiori e poi il vento penserà ad impollinare, perché faranno trasportare, diciamo, grazie al vento che si impollina l'olivo, non grazie alle api. Forse è uno dei pochi frutti. E faremo un trattamento, non so a chi può interessare, col boro, poi ve lo farò vedere. Beh, torniamo sempre qua, zona polare. Allora, gli altri non escono, per cui li ributtiamo un po' a spaglio così come semina. E infatti l'altro giorno là di sotto ci ho trovato. Oh, ci sono le anatre che vorrebbero venire di qua. Sono abituate, comunque le lasciamo fuori, tanto si abituano. Loro poi non fanno i buchi come le galline, per cui non mi danno fastidio. Poi appunto cercheremo di togliere tutta sta rumenta, la sabbia mi servirà ancora per un po'. Ok, dai ragazzi, diamo un po' da mangiare qua. Pili 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 pili. Pili 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 pili. Pili 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 pili. Vi faccio vedere la zona che ormai sarà adibita a bagno per le galline, eccola qua. Qui è dove loro fanno il bagno, in poche parole dove si vanno a rotolare, si mettono dentro la sabbia, se la fanno saltare tutta addosso, polvere, sabbia, ci butto anche un po' di cenere che gli serve per eliminare tutti i pollini, i loro pidocchi. Ok ragazzi, io dai, direi che con queste video è tutto, ecco laggiù le oche che vorrebbero entrare, ma sicuramente entrano e poi loro. Sono talmente, eccole là,
Eccole là, eccole là. Guardate come vogliono entrare. E alla fine dovrò farci un passaggio. Vabbè, qualcosa studieremo. Ok, dai ragazzi, se no facciamo come faccio alla sera. Li apro prima, cioè alla sera faccio così. Faccio entrare prima le galline, poi apro lì, faccio entrare le oche. E al mattino dovrò fare l'incontrario. Apro lì, apro le oche, le faccio venire su, oche anatre, poi chiudo e poi apro le galline. Faremo così. Ok amici, dai, vi do appuntamento al prossimo video. E vi volevo far vedere i germani, ma non sono usciti. Guardiamo se escono dopo. Insomma, continuerò il video. Per ora, ciao.